Buonasera. Buonasera. Ma cavoli pure. Allora, professore, è inutile che ricapitoliamo, perché a questo punto credo lo sappiano un po' tutti, no? Quello che è successo nella notte tra venerdì e sabato, quando il gruppo Wagner si è ammutinato, ha occupato la città di Rostov, è arrivato a 200 chilometri da Mosca, poi c'è stata questa trattativa in qualche modo. Adesso la notizia di oggi è che il capo del gruppo sta a Minsk, cioè è arrivato in Bielorussia. Putin ha ringraziato l'esercito dicendo: avete salvato la patria. Ecco, ma cosa c'è secondo lei, cosa c'è stato dietro quella marcia? Ma è molto difficile rispondere a questa domanda, perché il principale protagonista della vicenda è completamente inaffidabile. È chiaro che tutto quello che dice Prigozhin in questo momento lo dice per salvarsi la vita. La sua ricostruzione dei fatti è che non avesse intenzione di realizzare un golpe militare. Un'altra ipotesi. Lei invece ne aveva intenzione? Le dico la verità, da studioso non ho informazioni sufficienti per prendere una posizione. Io sono incline a ritenere che Prigozhin abbia realizzato di essere rimasto completamente isolato, che Putin aveva attorno a sé tutta la classe dirigente russa compatta, nessuno ha cercato di assassinarlo, nessuno è sceso in piazza per rovesciarlo. L'esercito ha reagito in maniera compattissima a fianco a Putin, quindi è possibile che abbia cercato di dare vita a un golpe militare e che adesso stia raccontando un'altra storia per non essere ucciso o per non essere perseguito. Questa è un'ipotesi plausibile, però, ripeto, sono incline a pensare questo, però di fatto è possibile, anche perché Prigozhin non volesse dare vita a un golpe militare, ma di fatto l'evoluzione degli eventi ha reso tale la sua azione, perché ha sparato sui soldati russi. Se le informazioni saranno confermate, pare che abbia addirittura abbattuto degli elicotteri, se non un aereo, con i soldati russi. Quindi, se anche Prigozhin non aveva intenzione di realizzare un golpe militare, di fatto, magari contro la sua volontà, si è comportato come uno che ha dato vita a un tentativo di golpe militare. Ecco, ma perché secondo lei è passato dalle parole? Perché lui precedentemente in qualche modo aveva attaccato il presidente, aveva attaccato Putin. Come, cioè, cosa lo ha portato a mettersi poi in marcia e cercare di raggiungere Mosca? Ma diciamo, le informazioni di cui disponiamo ci dicono che in realtà il grande conflitto non era tra Prigozhin e Putin, ma tra Prigozhin e i vertici dell'esercito russo, quindi Shoigu, il ministro della difesa, chiaramente il capo di stato maggiore. E Prigozhin afferma che l'esercito russo avrebbe sparato sui suoi soldati, uccidendone alcuni. È ancora tutto molto poco chiaro. Però in effetti la documentazione a nostra disposizione induce a ritenere che il conflitto non fosse tra Prigozhin e Putin. Cioè, tra Prigozhin, lei dice, il ministro della difesa. È il ministro della difesa. Non... è chiaro che poi noi studiosi ci basiamo soprattutto sui documenti scritti, ci vorranno degli anni. Ma però allo... conflitto che ti metti in marcia per arrivare A un certo punto è chiaro, sì, io la penso come lei, penso che a un certo punto Prigozhin abbia provato, esagerato? Abbia cercato, cioè non si è reso conto di quello che stava succedendo? Allora, questo che lei dice secondo me è un'ipotesi da considerare, nel senso che questo noi non lo facciamo mai, ma è sbagliato calarci nella psicologia dell'uomo. Noi dobbiamo pensare che questo Prigozhin è una specie, se posso esprimermi così, di diciamo un uomo abituato al sangue, e quindi perdi il contatto con la realtà, nel senso che la tua vita quotidiana, per utilizzare una categoria molto sociologica, è tutto sangue, è tutto massacri. Quindi è possibile che a un certo punto tu abbia una percezione alterata della realtà, ti trovi a Rostov, non ti rendi conto del tutto pienamente che sei in territorio russo e di quello che stai facendo. Non sto dicendo che le cose sono andate in questo modo per questa ragione, dico che è un elemento da considerare. Le immagini, un uomo che vive tra i cadaveri, il sangue, per lui la sua vita quotidiana è questo, diventa un fatto normale sparare. Comunque io reputo che quello che è accaduto in Russia... Ma che ne sarà di lui adesso, secondo lei?
E questo dipende. Sarà salvo a Minsk oppure come gli ha garantito in qualche modo Putin? Allora, in questo momento io non riesco a immaginare che Putin possa assassinarlo, è possibile che è una cosa che farà più avanti. Adesso non credo che gli convenga perché Prigozhin resta comunque il capo della Wagner, ci sono tanti mercenari che sono legati a Prigozhin e soprattutto la Wagner è importantissima per Putin in Africa. Quindi l'eliminazione, l'uccisione, l'avvelenamento, quello che sia di Prigozhin in questo momento sarebbe un danno per gli interessi nazionali della Russia. Quindi non mi aspetto in questa fase che venga assassinato. Possibile che questo avvenga fra qualche anno, molto dipende anche dall'atteggiamento che Prigozhin assumerà nei confronti di Putin. A volte questi grandi oppositori possono poi svolgere anche una funzione stabilizzatrice, no? Dipende molto dai comportamenti di Prigozhin, quello che ne sarà della sua vita. Il fatto che lui sia comunque rifugiato in Bielorussia induce a ritenere che lo stesso Prigozhin teme di essere fatto fuori, diciamo. Beh, diciamo sì. Con quei metodi russi che si conoscono. Con quei metodi. Avvelenamento. Certo. Ecco, ma mi dica una cosa, secondo lei come esce Putin da quanto successo? Perché tutti hanno detto che insomma, ne sarà certo. profondamente indebolito, certo. che comunque si è avuta la sensazione che certo. il potere russo non è affatto stabile, certo. solido come si immaginava. Allora, se noi dobbiamo basarci sulla cosiddetta evidenza empirica, poi è chiaro che posso essere smentito perché nessuno può prevedere quello che accadrà domani. Certo. Direi che Putin, alla luce delle conoscenze attuali, esce enormemente rafforzato. Lei dice rafforzato. Enormemente rafforzato. Perché? Per una serie di ragioni. In primo luogo perché lui ha fatto un test. Nessuno ha cercato di assassinarlo, nessuno è sceso in piazza per rovesciarlo. L'esercito si è assolutamente compattato intorno al presidente della Russia. Putin ha gestito le cose con una leadership autorevolissima. Ma si poteva compattare con il capo dei mercenari? Un po' difficile. Ma se fosse stata vera la narrazione occidentale propagandistica, i russi avrebbero dovuto cogliere la palla al balzo per scendere in piazza e cercare di spodestarlo, perché i processi rivoluzionari hanno questa caratteristica, il popolo deve offrire una scintilla. Per esempio, guardi quello che è successo nel dicembre del 2010 in Tunisia con Ben Ali, un commerciante si bruciò, si diede fuoco, e morì così, poverino, per protestare contro una multa di quella che noi chiamiamo la polizia municipale, tutte le persone scesero in piazza per protestare, alla fine Ben Ali fu rovesciato. Questo che cosa significa? Significa che Prigozhin ha offerto ai russi una possibilità unica, probabilmente irripetibile, di rovesciare Putin e nessun russo ha cercato di assassinarlo, nessuno è sceso in piazza cercando di rovesciarlo, non ci sono stati settori dell'esercito che si siano schierati al fianco di Prigozhin. Questo lo possiamo considerare un test della fiducia e del consenso di cui gode Putin non soltanto tra la popolazione russa ma chiaramente anche ai vertici dello Stato. Ma non è possibile che abbiano pensato comunque dalla padella alla brace, teniamoci la padella, perché insomma da Putin se anche avessero al fatto capo dei mercenari, questo non solo certo. i russi ma anche il contesto, certo. cioè anche diciamo l'Europa, gli Stati Uniti, cioè allora questa sua considerazione, il contesto internazionale, questa sua considerazione è stimolantissima perché ci precipita nella teoria della scelta razionale. È chiaro che un attore razionale, un soldato russo, non lascia l'esercito più potente del mondo con gli Stati Uniti per farsi arruolare da Wagner. Ecco, perché questo conto è come se tu insegni nell'università più prestigiosa del mondo e vai a insegnare nell'università meno prestigiosa del mondo. Cioè fare parte dell'esercito russo è motivo di grande orgoglio perché l'esercito russo tecnicamente non può essere sconfitto da nessuno, è invincibile perché ha 6.000 testate nucleari. Quindi se sei un soldato russo tu sei consapevole di ciò e ti senti orgoglioso in qualche modo, non lasci, cioè, a meno che tu non riceva degli incentivi altissimi. Nessun soldato russo, infatti così è stato, lascia diciamo, l'esercito russo per diventare un mercenario della Wagner. Però se anche fosse vera la sua tesi, secondo cui nessuno si è ribellato per paura di essere ucciso da Putin, soprattutto perché comunque confermerebbe la mia tesi, perché come insegna Machiavelli e chiaramente poi anche Gramsci che ha raccolto questa lezione, il potere è sempre un insieme di forza e di consenso. Quindi Putin è un uomo che ha consensi, è lì al potere da 23 anni perché sa essere volpe e leone, quindi ha grandi consensi ma è anche molto violento e spietato quando occorre. Allora, adesso vado a dare il benvenuto intanto a Andrea Scanzi. Ciao Andrea, bentornato. Eccoci qua. E poi al direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino. Buonasera Italo. Il nostro nuovo ospite. Accomodati qua.
Ecco, allora, intanto vi voglio chiedere, intanto mi dica, professore, secondo lei che conseguenze, poi voglio sentire naturalmente Bocchino e Scanzi anche su questo, che conseguenze potrebbe avere quanto successo sabato sul conflitto tra la Russia e l'Ucraina? Purtroppo conseguenze molto tragiche per due ragioni fondamentali. La prima è che Putin ha avuto una conferma di più, non solo Putin ma tutti i russi, che la NATO in Ucraina rappresenta una minaccia esistenziale per la Russia. Non sarebbe accaduto quello che è accaduto con Prigozhin se non ci fosse stata la guerra in Ucraina e soprattutto se la NATO non avesse sostenuto l'Ucraina. Ricordiamo che la guerra tra la Russia e l'Ucraina è finita dopo 3 settimane, è stata vinta dalla Russia, l'Ucraina è andata in bancarotta, senza armi, senza munizioni, senza aerei, senza navi da guerra, senza carri armati, senza nulla, e poi è iniziata un'altra guerra, che è la guerra tra la Russia e la NATO. Quindi avrà conseguenze ipertragiche per l'Ucraina, perché Putin, tutti i russi hanno acquisito la consapevolezza profonda che la NATO in Ucraina è una minaccia esistenziale, perché contiene in nuce la possibilità della disgregazione della Federazione Russa. Quello che noi abbiamo visto con Prigozhin è questo pericolo, il pericolo della guerra civile e dunque dell'avvio di un processo di disgregazione della Federazione Russa. Questo vuol dire che Putin non può perdere la guerra in Ucraina. E quindi si possono verificare due circostanze. La prima è che Putin rimanga saldo al potere e che quindi non cambi la strategia di guerra, che consiste nel logoramento, perché il tempo, come sappiamo, lavora in favore della Russia. Con il passare del tempo la Russia si rafforza anche grazie a un'economia che è in grado di sorreggere lo sforzo bellico e l'Ucraina si indebolisce. Questa è un'ipotesi, quindi tutto rimane com'è, nel senso un massacro quotidiano, morti dappertutto, però si va per il logoramento. Oppure Putin può temere di essere rovesciato o che ci siano altri rigurgiti in stile Prigozhin e allora dà impulso a una forte accelerazione della guerra, con un impiego dell'aviazione militare finora sconosciuto e quindi la devastazione definitiva dell'Ucraina. Allora, Italo Bocchino. Ma io non sono esperto come il professor Orsini, ma il professor Orsini ha detto Putin non può perdere la guerra. A me viene da dire che Putin non può vincere la guerra, nel senso che in questa vicenda, sulla vicenda dell'Ucraina, noi abbiamo un aggredito e un aggressore, cioè c'è un paese che ha deciso con l'esercito di invadere un paese sovrano, una nazione sovrana, e ovviamente ha violato il diritto internazionale. La NATO non è in campo, ovviamente, il professor Orsini ha dato per scontato che sia una guerra con la NATO, in realtà la NATO non è in campo, i paesi occidentali difendono la democrazia occidentale sostenendo il popolo ucraino e quindi dando loro gli strumenti per difendersi. Quando noi ci troviamo anche banalmente fuori ad una scuola, in un supermercato, in qualsiasi posto, e vediamo una persona forte che aggredisce una persona debole, ci viene istintivamente di metterci dalla parte del più debole, che è anche aggredito. Tanto più se questa persona aggredita è più debole, è una persona che ha ragione, perché il diritto internazionale è dalla sua parte. Quindi io l'impressione, da giornalista, non da esperto come il professor Orsini, è quella che Putin non possa vincere la guerra, cioè la democrazia occidentale e la tenuta della democrazia occidentale non può permettere a Putin di vincere questa guerra. Questo è il vero problema, che non la può perdere e non la può vincere, per cui probabilmente ci troveremo ad affrontare un periodo molto molto lungo di contrapposizione armata, militare, con vittime civili oltre che con vittime militari, e quindi è una cosa che espone molto i paesi europei, perché comunque c'è una guerra in corso. Che comunque devono continuare in tutti i modi, secondo lei, a sostenere incondizionatamente, quando c'è un aggredito, anche dal punto di vista della fornitura di armi, quando ci sono un aggredito e un aggressore, c'è una sola regola: si sta dalla parte dell'aggredito e si mette in condizioni l'aggredito fornendogli le armi per essere almeno alla pari dell'aggressore e fare in modo che si arrivi a una tregua. Però non diciamolo a Israele, perché sennò poi Israele pensa che l'Italia manda le armi ai palestinesi. Stavo per dire la stessa cosa. Questa è l'obiezione, No, non la raccolgo, grazie. Non lo diciamo che l'ambasciatore israeliano a Roma magari si preoccupa, cioè il governo Meloni adesso manda le armi ai palestinesi, sono gli aggrediti, i massacrati. Professore, da discente mi permetto di dire, c'è una piccola differenza, che Israele non è che è nata così come un fungo dalla sera alla mattina. Le Nazioni Unite hanno deciso che nascesse su quel territorio, quello Stato, e quindi c'è legittimità
della loro esistenza, non c'è legittimità del massacro dei palestinesi, non c'è legittimità dell'invasione, non c'è legittimità internazionale del diritto internazionale dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Però anche Israele occupa illegalmente, in base alle risoluzioni dell'ONU e quindi del diritto internazionale, il territorio palestinese. Dopo essere vorrei stata rassicurare, aggredito. Perché magari c'è una crisi diplomatica, che il governo israeliano possa stare tranquillo, aggredito. Che può continuare a abusare dei suoi poteri e massacrare i palestinesi, perché il governo italiano non manderà le armi. Allora, sentiamo Andrea Scanzi, come la vedi tu, Andrea? Ma io vedo due aspetti. Intanto, una piccola premessa: è innegabile che ci siano un aggressore e un aggredito, è altrettanto innegabile che non sempre l'Italia è intervenuta in maniera così massiccia per difendere un aggredito, altrimenti l'avrebbe dovuto fare non solo con i palestinesi ma con tanti altri paesi. Quindi diciamo che in questo caso, anche giustamente, per carità, l'Italia si è sentita più partecipe, più indotta e più in qualche modo obbligata ad aiutare l'Ucraina. È legittimo, però non si può dire che la regola applicata dall'Italia è sempre stata questa, perché a volte ce ne siamo altamente fregati tanto dell'aggressore quanto dell'aggredito, Israele, Yemen, insomma si potrebbero fare tanti esempi. Però le due considerazioni che io voglio fare proprio nello specifico sono queste. La prima è che ho trovato un po' curioso, magari forse l'avete trovato anche voi, la narrazione in questo paese che è stata fatta del golpe non golpe della Wagner, perché sabato sembrava che metà paese fosse improvvisamente diventata una tifosa ultra del gruppo Wagner. Ora intendiamoci, se salta Putin io non piango, io sono contento come un bambino, perché per me Putin è stato sempre un tiranno, un dittatore, una persona abietta, anche quando era l'idolo della civiltà cristiana per Berlusconi, per Salvini e per la Meloni. Quindi io non cambio idea in alcun modo su Putin. Però dire che spero che salti Putin e sostituirlo con dei nazisti efferati come quelli del gruppo Wagner mi è sembrato curioso. E sabato vedevo persone anche sui social, ma anche autorevoli esponenti, esperti, che dicevano finalmente avete visto quanto ha sbagliato Orsini, quanto ha sbagliato Santoro, quanto hanno sbagliato i pacifisti. Per carità, se Putin salta siamo tutti contenti, se lo sostituite con Prigozhin e con altri efferati nazisti come Utkin non mi sembra che sia un grande passo avanti. L'altro aspetto che io trovo curioso, non curioso, trovo inquietante, ma qui non è una certezza che io ho, è una riflessione che pongo a tutti voi, è: dopo quello che è successo sabato e domenica, dopo questo golpe non golpe, dopo questo Putin che secondo alcuni è più debole ma secondo altri come Orsini è addirittura più forte, perché si è visto che la Russia anche in condizioni drammatiche alla fine sceglie Putin, la domanda è: la pace è più vicina o più lontana? Cioè, quando ci sono molte persone che ritengono che non si possono inviare soltanto armi all'Ucraina, ma bisogna anche perseguire una strada diplomatica, dopo quello che è successo sabato, la strada diplomatica è più vicina o è ancora più complicata? Tenendo conto che, per esempio, in queste ore il cardinale Zuppi sta andando a Mosca, è andato a Mosca, ci starà due giorni, e la prima cosa che ha detto l'Ucraina, che ha detto Zelensky, è: non abbiamo bisogno di mediatori. La mia paura è che quello che è successo sabato, non so se ha reso più forte Putin, come dice il professor Orsini, ma temo che abbia reso ancora più complicato il raggiungimento della pace. Allora, sentiamo un pochino e poi il professor Orsini. Ma, ha ragione questo Andrea? No, Scanzi fa una domanda alla quale non c'è una risposta semplice da però dare. Anche lei c'è la pace preoccupazione. È più vicino o più lontana? E la pace a me sembra sempre allontanarsi. Tutti hanno scritto: questo avvicina una possibile, come dire, risoluzione del c'è conflitto. Stata una invece follia semicollettiva in quelle 24 ore, sì. Cioè qualcuno ha cominciato a pensare che questo tentativo di ingresso a Mosca dell'armata Wagner fosse una cosa utile per gli obiettivi dell'Europa, dell'Occidente, sì, dell'Italia, invece era come cadere dalla padella alla brace, su questo non c'è alcun dubbio. Ovviamente c'è da dire che se questa operazione della Wagner avesse avuto come risultato l'indebolimento di Putin alla guida della Russia e nella gestione della guerra contro l'Ucraina, sarebbe stato un fatto oggettivamente positivo. Adesso il punto è, la vera domanda che ha fatto Scanzi, su cui ci dobbiamo interrogare, è: si allontana o si avvicina? Io credo che la risposta non ci sia, cioè io ho una sensazione da osservatore che questa guerra finirà per solo ed esclusivamente se ci sarà una soluzione interna alla Russia. Solo una soluzione interna alla Russia. Che vuol dire? Cioè un problema di Putin serio con gli oligarchi contro, con l'esercito contro, con la classe dirigente. Una messa in discussione di Putin, perché altrimenti diventa complicato, perché bisognerebbe mettere nelle condizioni. Cioè il tema qual è?
che tu per salvare l'aggredito lo devi mettere in condizione di avere pari armi dell'aggressore. L'aggressore ha 600 testate atomiche, quindi non è possibile. 6.000, a meno che, 6.000, scusa, 6.000 testate atomiche, a meno che non dichiari la guerra mondiale. Questo è il tema vero che rende difficile capire quando potrà... Allora, sentiamo Orsini, che poi però voglio farvi... Secondo me, dopo i fatti di sabato, la guerra si allontana, si protenderà, quindi la pace si allontana di molto per due ragioni fondamentali. La prima è che, nella mia valutazione, giunti a questo punto, Putin non può porre fine alla guerra senza avere conquistato e annesso altre due regioni, che sono Kharkiv e Sumy. Perché Kharkiv e Sumy sono le due regioni a nord-est dell'Ucraina che confinano con la Russia, con il territorio nazionale della Russia, e si trovano sostanzialmente a nord di Luhansk, quindi a nord del Donbass. Perciò, dal mio punto di vista, io reputo che sia impossibile che Putin possa cessare la guerra senza aver annesso almeno altre due regioni a protezione del territorio russo. Quindi non so quando, ma tragicamente mi aspetto questa... E ce l'ha questa forza adesso? Cioè, in teoria sì. Perché Putin, come ho detto tante volte, sta impiegando una parte minima delle proprie risorse, tanto più che l'economia russa crescerà quest'anno, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, più di 4 paesi del G7. Cioè l'economia russa crescerà più di quella della Germania e dell'Inghilterra, e forse anche più dell'Italia e della Francia, il che vuol dire che è in grado di sorreggere lo sforzo bellico. L'Italia no, i dati non... Il Fondo Monetario Internazionale dice crescerà più della Germania e dell'Inghilterra, probabilmente... Ma non dell'Italia, non, vabbè, dice, non dice dell'Italia. Ma io no. Il Fondo Monetario Internazionale ad oggi dice che l'Italia cresce più della Russia, più della Francia, più della Germania e più degli Stati Uniti e più del mondo e più della media europea. Allora, questo, giusto, professore? Allora, questa, diciamo, è una buona notizia per il governo Meloni, vuol dire che la nostra economia è in grado di sorreggere lo sforzo bellico che stiamo facendo in Ucraina. Però il fatto stesso, io la ringrazio della precisazione, ma il fatto stesso che il Fondo Monetario Internazionale, e mi sembra che su questo le convenga, abbia detto che l'economia russa, anziché crollare in 3 settimane, come aveva previsto il Corriere della Sera, crescerà più della Germania e dell'Inghilterra, è un dato piuttosto impressionante in prospettiva, perché vuol dire che quella macchina economica è in grado di sorreggere la macchina bellica, e l'Ucraina è semidistrutta ora, figuriamoci fra 12 mesi. Quindi la mia idea è che Putin a questo punto non possa porre fine alla guerra senza avere conquistato e annesso Sumy e Kharkiv. È possibile anche che lui a questo punto cambi strategia, che a un certo punto dia la priorità, visto anche come sta bombardando quegli oblast, a Sumy e Kharkiv piuttosto che Odessa, non lo so. Però sicuramente quello che è successo sabato è una tragedia per l'Ucraina. Cioè, peggiora la situazione. Infatti, mentre venivo qui da lei, i russi hanno ammazzato non so quante persone a Kramatorsk, hanno preso in pieno, credo, un ristorante, quindi altri morti civili. E questo per dire che cosa? Che noi abbiamo assoluto bisogno che l'Italia si sganci da questa politica che è occidentale, chiaramente fallita, perché la politica del muro contro muro, e che porti avanti un'iniziativa di pace, perché visto che l'ultima puntata... Quindi di lasciamo bianca, schiacciare l'aggredito, secondo lei? No, salviamo gli ucraini. Siamo immobili, mentre l'aggressore... No. Fa scomparire l'aggredito. Questo è il suo modello. Onorevole. Eticamente non regge. No, eticamente non regge. Per me quello che regge eticamente è salvare la vita degli ucraini, perché se si fossero perseguite le politiche che io proponevo in Parlamento nel 2018 annettere. La guerra non ci sarebbe. Facendoli annettere. Scusi, onorevole. Noi sappiamo una cosa. Sentiamo poi che Andrea. Se la guerra andrà avanti per altre 24 ore, infatti come le dicevo a Kramatorsk sono morti dei civili ucraini in un ristorante mentre noi venivamo qui in macchina, se va avanti per altre 24 ore ci saranno altri civili e altri bambini massacrati, perché noi in Ucraina abbiamo avuto già 500 bambini morti e circa 1000 mutilati, feriti, mutilati. Però qual è la Quindi soluzione? Noi abbiamo, diciamo... La soluzione è farli annettere. La soluzione è una mediazione diplomatica che... dia alla Russia quella parte dell'Ucraina che noi non le possiamo togliere, a meno che non vogliamo la Quale guerra parte? Nucleare. Quale parte? Ovviamente Donbass, quella zona lì. Sicuramente allora innanzutto io spererei in un cessate il fuoco, perché la pace, vabbè, stiamo parlando di cose inimmaginabili. Però almeno c'è stato il fuoco. Quello che vorrei però dire, e poi mi taccio. Sì, perché poi devo finire. È che lei mi ha chiesto quali sono le prospettive di pace. Una delle ragioni per cui non avremo la pace è che Biden ha detto 27 milioni di volte che non vuole la pace.
e ha detto 58 milioni di volte di essere contro anche il cessate il fuoco. Tant'è vero che John Kirby, che siede ai vertici della Casa Bianca, quindi lei dice, non abbiamo ha rilasciato la pace, una dichiarazione la in televisione, ma... perché io ho sentito John Kirby che muoveva la bocca come il pesce rosso. Ma al di là di John tutto, Kirby è la Russia ha detto, che ha aggredito l'Ucraina. E John Kirby ha detto lei la Casa ha Bianca un'idea della pace strana. È la... No, io, sì, un'idea della pace strana, no, cioè nel senso che io, l'aggredito che viola le norme internazionali deve raggiungere la pace occupando il territorio, l'aggressore che viola le norme internazionali raggiunge la pace occupando allora, il territorio sentire, dell'aggredito. No, è un'idea proprio balzana della pace. Io sono, non è pace. No, questa. Io sono per la pace così come viene, la pace si deve così come viene Russia, descritta punto. Dalla Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana promuove un tipo di cultura che riassumo come segue: quando scoppia una guerra gli italiani devono precipitarsi per fermarla. Questo è lo spirito pedagogico della Costituzione italiana. Se ha premesso che noi occidentali abbiamo fatto, numeri alla mano, molte più guerre illegali della Russia, fatta questa premessa, bombardamento questo. Illegale certo, di Belgrado, il bombardamento colori, illegale della Libia, l'Iraq, il punto questo è questo. Però non legittima. Siccome in primo quando è scoppiata la guerra, io dissi, trattiamo per l'indipendenza del Donbass, perché rischiamo che poi la Russia prenda altre regioni, e i fatti mi hanno dato ragione. Adesso io dico, guardate, che se noi non fermiamo la guerra adesso, data la situazione sul campo, l'Ucraina rischia di perdere altri oblast. Allora, Andrea, dai che poi devo chiudere. Guarda, sì, veloce. Io credo che quello che stiamo vedendo adesso anche in studio è la prova plastica di due punti di vista non conciliabili. Intanto è un dibattito quello che state facendo e stiamo facendo che si poteva fare anche un anno fa. E questo dimostra che i punti di vista non sono minimamente mutati. Bocchino la pensava così un anno fa, la pensa così adesso, la stessa cosa Orsini. Non sto dicendo che uno abbia ragione o torto, sto guardando dall'esterno perché per me è molto difficile cercare di capire chi ha ragione sino in fondo. Però sono due punti di vista assolutamente non conciliabili e secondo me questo, visto che non conosco la risposta della risoluzione della guerra, questo è un punto che secondo me sarà molto decisivo e dirimente in ottica politica interna. Mi spiego meglio, più andrà avanti la guerra, più si allungherà, e temo si allungherà, più secondo me si spaccherà un po', non dico si spaccherà fino al punto da rompersi, ma si allontanerà il fronte da una parte del governo e dall'altra dall'opposizione. La dico più dritta, io vedo la Meloni che fra sei mesi la penserà allo stesso modo, Crosetto che la penserà allo stesso modo ancora di più e rilascerà interviste ancora più guerreggianti, ancora più sicure, dobbiamo dare più armi, mentre immagino che Salvini si smarcherà sempre di più, che Forza Italia o quel che ne resta dopo Berlusconi si smarcherà sempre di più, e d'altra parte il punto di vista di Berlusconi lo si ricorda e Salvini più volte si è smarcato, e dall'altra parte anche nell'opposizione secondo me lo iato, la differenza, la distanza che è già molto grande da una parte del PD anche con la Schlein e dall'altra dei 5 Stelle e della cosiddetta sinistra radicale secondo me sarà ancora più forte. Poi non voglio dire che ha ragione i 5 Stelle ha torto la Meloni, perché io su questo aspetto però non ho le certezze, certo, ma mi sembra che più va avanti, allora, secondo me ci sarà questa differenza. E la cosa che dico con garbo a Bocchino, lo dico con profondo garbo a Bocchino, l'unica cosa che dico a lui è: non mi sembra, Bocchino, te lo dico con affetto, non sempre ce l'abbiamo io e te, che in quest'anno e mezzo la strada intrapresa prima da Draghi e poi dalla Meloni stia portando a un buon risultato. Non voglio dire che quella di Orsini funzioni, però ti voglio dire che un passo in avanti verso la mediazione non c'è stato, verso la pace. Allora, quindi forse anche da parte del governo, anche da parte di persone intelligenti, bisognerebbe porsi il problema se questa è la strada giusta. Ricambio l'affetto di Andrea facendogli notare che fino ad oggi sulla questione Russia-Ucraina le tre forze di maggioranza hanno votato sempre nello stesso modo e continueranno a votare nello stesso modo. Le tre forze d'opposizione, la Schlein ha detto io sarei contrario a inviare le armi, però no, non l'ha mai detto. No, no, la prima conferenza mai stampa detto. Disse ho le mie perplessità, però che devo fare, il partito no, ormai ha detto, le mie è esposto non ho mai, da questo anzi, punto di vista. Ribadito Conte che ha fatto, Conte ha fatto una serie di decreti per l'invio di armi, poi è diventato contro i decreti per l'invio di armi che lui ha fatto. Ma anche da Salvini e Berlusconi l'ha preso nettamente in Bianca, hanno sempre votato nello stesso modo, mentre Azione e Italia Viva avevano un'altra posizione. Quindi abbiamo tre forze di opposizione con tre posizioni, mi scuso per la cacofonia, tre forze di maggioranza sempre con la stessa posizione. Dopodiché, dice Andrea, in futuro può succedere qualcosa di diverso, lo vedremo questo, nessuno ci ha
la palla di vetro per capire cosa accadrà nel futuro. Però io vedo una grande convinzione, al di là di quello che uno pensa sulla Russia e su Putin, una grande convinzione sulla necessità di essere compatti con l'Europa, che finalmente ha dato un segno di esistenza, e con la NATO, per l'Europa stare è morta. Al fianco di onorevole, l'Unione Europea è morta. No, non è putrefatta, non esiste. Sul Covid e sull'Ucraina, ha dimostrato di esistere. Ma, scusi, e poi dopo le prossime elezioni europee esisterà ancora di più, perché ci sarà una nuova. Speriamo che esista ancora l'Europa. Esisterà. Speriamo perché con la piega che è la guerra in Ucraina. Però quello che non tutti questi morti, però le voglio dire questo, onorevole, ma scusi. Ursula von der Leyen ha due doveri, i più importanti sono proteggere il territorio europeo, proteggere la vita degi europei, ma è talmente perciò evidente, dobbiamo proteggere l'Ucraina. Scusi, onorevole, ma è talmente evidente che Ursula von der Leyen è una donna politicamente fallita, ma anche un bambino lo vedrebbe, una che non è in grado di proteggere il territorio europeo, lascia che venga devastato. Vabbè, che non è in grado, grazie, di proteggere la vita degli europei, ma è una donna la politica fallita, totalmente fallita. Allora, grazie professor Orsini. Andrea Scanzi, però scusate, rapidissimamente, giusta secondo te, Andrea, la soluzione del commissario Figliuolo per la ricostruzione in Emilia-Romagna? O tardiva no, e che allunga ancora i tempi? Perché prima che prende coscienza di quello che bisogna fare, la mappa, insomma tutto quello che sappiamo... Poi sentiamo anche Bocchino. Tutto quello che hai detto è tardiva, allunga i tempi, non si riesce a capire com'è che Figliuolo riesca a poter gestire qualsiasi emergenza, beato lui, perché quando c'è un problema in questo paese si pensa a Figliuolo. Secondo me, posso sbagliare, ma secondo me al centro di tutto c'è il tentativo di indebolire Bonaccini in ottica elezioni regionali dell'anno prossimo. È chiaro che se si dava il commissariamento, il ruolo di commissario a Bonaccini, Bonaccini l'avrebbe sfruttato, spero positivamente, anche in ottica elettorale, e hanno tolto un'arma elettorale molto forte a Bonaccini da parte del centrodestra. Secondo me l'elemento forte è stato questo. Bocchino, mi dispiace stasera temo di sì. Di sentire per la prima volta Coscanzi. È stato opportuno non nominare commissario Bonaccini quando il centrosinistra era al governo. Tutti ci fu il terremoto dell'Abruzzo. Ci fu il terremoto dell'Abruzzo, non fu nominato il governatore dell'Abruzzo commissario, ma un politico del Partito Democratico, Legnini, bravissima persona che ho conosciuto di grande qualità, fu nominato. Quindi è la sinistra che ha inaugurato un modello mettendo un suo ex parlamentare. Qui invece è stata fatta un'operazione brillante. Perché Figliuolo viene chiamato, dice Scanzi, per ogni emergenza? Non è che viene chiamato Figliuolo perché lo prendono all'incrocio della strada. È un signore che ha fatto il capo della logistica dell'esercito, sa dove mettere le mani per risolvere i problemi. C'è gente senza energia elettrica ancora, di qui a un senza mese e mezzo, di mezzi se questo di trasporto. È vero. Speriamo. Allora, grazie Andrea Scanzi, grazie Italo Bocchino, ma noi grazie al professor Orsini, davvero, un grazie particolare al professor Orsini, che anche oggi ho visto che insomma non si sono risparmiati nei suoi confronti, no? E quindi anche nei nostri, perché ogni volta che la ospitiamo, ma noi la ospiteremo sempre, su questo non ci sarà, diciamo. Io sono onorato di questo e la ringrazio. Sarà sempre presente nella nostra trasmissione.